Noi siamo Experience, siamo una giovane associazione che opera sul territorio di Pontecagnano Faiano e ci occupiamo di tutela dell'ambiente, inclusione, educazione e socializzazione dei giovani. Sodalis è una grande struttura di sostegno al mondo del volontariato salernitano e della provincia di Salerno. Memori in Movimento, in quanto organizzazione del terzo settore, ha sempre aderito con entusiasmo a Sodalis e quindi ci sembrava anche giusto dare il nostro contributo a questa festa. Un appuntamento importante per definire la programmazione dei prossimi anni per il CSV di Salerno è costruire finalmente una rete tra tutte le associazioni sul territorio della provincia di Salerno. Clown Dottori. Noi siamo Clown Dottori, comunità RNCD, siamo attivati in ospedale a Ruggi. E Dottori Veri. E lui è il dottore vero, che tremo sì, sì. Però. Lui è un nostro grande amico e sostenitore che ha sempre espresso con grande simpatia ed affettuosità quello che è il nostro obiettivo, che diciamo sempre, il partenariato, perché uniti nelle iniziative sociali si vince. La sua associazione è? Moto Perpetuo. Moto Perpetuo, Moto Perpetuo, Moto Perpetuo, Moto Perpetuo. Buonasera, la nostra è l'associazione Arcobaleno Marco Iagulli, nata da circa 20 anni ormai a sostegno del bambino oncologico. A 360 gradi noi sosteniamo la famiglia e il bambino oncologico nei viaggi della speranza. Senza stand ma presente. Sì, associazione Social Disco, io sono Maurizio Schettino e faccio i complimenti a Sodalis per questi 20 anni di attività e anche per la mia associazione, il supporto c'è sempre stato, anche per le iniziative che sono state realizzate per quanto mi riguarda in 10 anni di attività. Quindi complimenti a Sodalis da parte dell'associazione Social Disco che promuove attività legate ai giovani su tutto il territorio della provincia di Salerno e non solo. Anche il centro turistico giovanile qui per presentare cosa? Diciamo presentiamo vari territori come Salerno, Pessum, Pietri, come potete anche vedere principalmente da queste foto, con vari eventi, caccia a tesoro e varie altre bellissime attività. Noi siamo autisti ogni giorno, ci occupiamo di ragazzi autistici, quindi dalla tenera età fino più o meno all'adolescenza, e cerchiamo di fargli vedere alcune strutture, a farli inserire in dei giochi abbastanza importanti in atletica, visto che collaboriamo con la Visnova, Nisolino Visnova, che poi sono coloro che organizzano la Sta Salerno, e in questo caso con loro organizziamo delle manifestazioni sportive. Non poteva mancare cittadinanza attiva? No, perché praticamente un intervento di questo, i 20 anni del centro servizio del volontariato, noi che collaboriamo con il centro non potevamo mancare. E soprattutto stiamo distribuendo questa carta civica della salute globale che noi abbiamo, cioè praticamente realizzato insieme a Sodalis, e quindi cioè praticamente questa è un'ottima manifestazione che ci permette di conoscere tutte le altre associazioni e fare rete nella città di Salerno. Anche Aido a questa festa? Sì, buonasera, sì, anche Aido partecipa a questo anniversario del CSV e siamo contenti di entrare e far parte anche noi della famiglia, perché sicuramente il CSV dà un aiuto a tutte le associazioni di volontariato e quindi con loro speriamo sempre di portare avanti il nostro messaggio. Si festeggia questi 20 anni insieme, sono passati tanti soci dalla nostra associazione e
diciamo, siamo a servizio di tutti, dei più deboli naturalmente attraverso le associazioni che operano sui singoli territori, quindi abbracciamo un po' tutte le tematiche che vanno dal sociale all'ambientale e a tutto il resto.